Andrea, tocca a te, prego. Allora, intanto buongiorno e benvenuti a tutti. Manca uno che sta arrivando da Magliana, poi gliela racconto diversamente. Ci troviamo? Ci troviamo a Porta San Paolo. Nel regno della Roma Lido. Esatto. Andrea ogni giorno è un pendolare. Che la prende tutti i giorni? Voi siete solo curiosi di vedere. No, noi l'abbiamo presa per tanti anni, adesso noi abbiamo finito e loro devono ancora iniziare, quindi però siamo là insomma. Allora, se io dicessi, anche io dico la Roma Lido, che cosa vi fa pensare come... No, devi parlare in attesa. La prima cosa che ti viene in mente quando dico Roma Lido, mi tratto. No, a me è dalla città al mare. Dalla città al mare. Mare. E fai? Lavoro. Lavoro? Sai che te frega, sarà un'altra parte. No, io la metto diciamo un paio di volte a settimana, però durante l'estate, perché se fate sono stati abbastanza per andare a Torino, faccio la tratta da qua a Torino, per fortuna. Sì, però prego. Già là qualche cosa mi capita di tanto. Altre opinioni in una parola sola? Per stare all'estate. Tu invece? Io dico la cometa. Dico una cosa. La cometa. La storia, sì. La Roma Lido, qui, come sapete, sicuramente, e alla fine di questo turno lo sapete tutti. In pratica è un pezzo di storia di Roma. Da sempre. Fin dagli antichi romani, per cui abbiamo tempo, come dicevo, il treno prendiamo. Sì, sì, sì. Dai tempi degli antichi romani. Roma ha sempre voluto. C'è sempre stata l'idea di andare al mare. Roma non tocca direttamente il mare. Una volta c'era il Tevere che passava direttamente dentro gli scavi romani, che quello era il porto, il vero porto di Roma. Poi dopo, negli anni, nel XX secolo, con i romagnoli, il Tevere cambiò, fu cambiato il corso, per cui adesso non tocca più. Ma una volta si andava al mare direttamente col Tevere. I due porti erano quelli degli scavi di Ostia Antica e il porto grande di Ripa. Di Ripa? A via di Ripa. Sì. Quella zona lì. Non c'era mai una strada diretta, per cui già allora, cioè, c'era una strada, ma ovviamente, per come potete immaginare, durante il periodo romano le strade erano poche. Stessa cosa nei secoli successivi, già nel Medioevo non si usciva quasi mai dalle città. Le mura di Roma sono queste qua dietro, per cui già qua non c'era più nulla, c'erano campi. Sì, le mura aureliane sono queste qua, se t'affacci poi le vedi. Facciamo un salto, arriviamo fino a Regno Pontificio, uguale, stessa cosa, bisognava andare verso il mare, comunque i porti erano là, si doveva arrivare del materiale, dovevano arrivare delle cose, arrivavano da là, dovevano partire allo stesso modo, per cui già cominciavano i vari progetti, le varie idee per come fare una strada che portasse verso Ostia. Cadde il Regno Pontificio, di conseguenza è caduta l'idea di poterlo fare. Inizio del secolo Ostia contava un centinaio di abitanti, 120, nel 1906 mi pare fossero chiamati. Sì. Grazie. Prego, detto io, prego. Qui non è che... Sì, è inutile se parliamo io e lui. Però l'idea di sviluppare un polo abitativo in quella direzione verso il mare era stata una fissa di chiunque.
cominciarono a fare dei progetti seri, di far partire la, una stazione, un treno da una stazione appena fuori dalle porte di Roma fino al mare. Poi tra una guerra, problemi economici e altro, non, questi progetti furono abbandonati nel corso degli anni, fino ad arrivare, lasciando perdere la prima guerra, cioè ovviamente lasciandoli tutti perdere la prima guerra mondiale e altro, fino ad arrivare alla fine degli anni 10, attorno al 18-19, quando fu effettivamente stanziato un primo... Abbiamo Romalito, ospite. Faritardo e lui peggio della Romalito. Ale, buongiorno. C'è mai fine al peggio, lo sai bene. Guarda, sono partito dagli antichi romani, sono arrivato al 1920. Okay, hai preso un po' di tempo, ti ringrazio. E dove ci fu il primo vero stanziamento, il primo vero progetto. Infatti la prima testimonianza fotografica è il 10 di dicembre del 1920, quando il re Vittorio Emanuele, non mi ricordo che numero, credo terzo. Grazie. Prego. Posa la prima pietra nella stazione di Lido di Ostia o Marina di Ostia, che sta dall'altra parte. E adesso non c'è neanche più. Ma dopo vedremo perché. A quel punto questa è stata la prima opera della Romalito. Il progetto originale prevedeva due stazioni, questa dove stiamo adesso e quella... La chiamano gemella, ma qualche purista dice no perché è leggermente diversa, vero? Sì, no, non era identica a questa qua. Non era identica, però era l'altro capo della linea in fondo dove passeremo e poi vi facciamo vedere quello che rimane. Piacerà molto ai bambini perché c'è Luna Park. Evviva! Mia figlia! Ah bene, che dici? Andiamo verso il polo museale? Ci avviciniamo? Oh. Vabbè, poi la parte dell'inaugurazione facciamo. Eh sì. Dai, andiamo verso il polo museale ATAC.